agenti della Questura di Isernia hanno denunciato per stalking e atti persecutori 5 persone, reati contestati con le nuove disposizioni del Codice Rosso. In arrivo sul litorale adriatico acqua potabile di qualità direttamente dalle sorgenti del Matese, un'attesa che durava da troppi anni. A Venafro si è svolta la terza edizione di Prevenzione e Benessere, un'iniziativa che vuole occuparsi dei temi della prevenzione attiva con i cittadini. Dopo oltre un anno cade l'imbattibilità del Vasto Girardi, al Civitelle si impone di misura Lagnone, ennesima prova da dimenticare per il Campobasso. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Con la procedura del Codice Rosso, 5 persone dovranno rispondere in tribunale ad Isernia di stalking e atti persecutori. Vediamo questo primo contributo. 5 persone dovranno tutte rispondere di stalking nella sede del Palazzo di Giustizia ad Isernia. Nel primo caso il reato è stato perpetrato da una coppia di coniugi in presenza di minori ai danni dell'ex moglie dell'uomo. Il secondo caso, portato alla luce dagli agenti della squadra mobile, ha riguardato una cinquantenne residente fuori regione. Le forze di polizia hanno accertato che la donna inviava ripetuti messaggi sull'utenza della vittima, attuale fidanzata del suo ex compagno, contenenti insulti e minacce. Anche in questa vicenda è stato contestato il reato di atti persecutori. Una terza denuncia è stata notificata ad un giovane straniero residente in Alto Molise, che non si rassegnava alla conclusione di una storia d'amore con una connazionale. Infine, l'ultima vicenda ha riguardato le minacce reiterate da parte di un trentenne che esasperavano due coniugi, residenti nel centro storico di Isernia, i quali, stanchi dei soprusi, si sono rivolti negli uffici della questura. E questa mattina il questore di Campobasso Mario Caggegi, che lascia il servizio di polizia per il collocamento a riposo, si è recato per un saluto istituzionale a Palazzo Vitale al presidente della regione Donato Toma. Il clima di collaborazione instaurato, la sinergia fra i diversi apparati dello Stato e i risultati raggiunti in tema di prevenzione e repressione dei crimini hanno consentito alla polizia di essere più vicina ai cittadini. E gli agenti della Polizia Urbana Palazzo San Giorgio di Campobasso hanno eseguito controlli a tappeto nella notte tra sabato e domenica. Le forze messe in campo sono state un ufficio mobile, due pattuglie, 7 tra ufficiali, sottufficiali e agenti su strada. Sono state circa 50 le sanzioni elevate e oltre un centinaio i controlli. Cambiamo argomento, le risorse idriche del Matese scorreranno dai rubinetti della Riviera Adriatica, che per la prima volta dopo decenni potrà disporre di acqua potabile di qualità. Dopo un'attesa durata circa un decennio, finalmente i cittadini termolesi potranno bere dai propri rubinetti acqua di qualità. Ci sono voluti 10 giorni per la sanificazione degli impianti, poca cosa se si pensa a quanto si è dovuto attendere, ma da oggi le risorse idriche del Matese scorreranno negli impianti della città. Finalmente i termolesi non berranno più acqua depurata dalla diga dell'invaso del Liscione. Dopo decenni la città è riuscita a superare un deficit strutturale, ha dichiarato soddisfatto il primo cittadino Francesco Roberti. Dopo aver risolto l'annosa questione dell'acqua ad uso domestico, l'amministrazione guarda oltre ed annuncia l'apertura di una fontanella, nelle vicinanze della scala a chiocciola del porto, in grado di erogare acqua fredda, liscia e gassata al servizio non solo dei cittadini ma anche dei turisti. Nel suo complesso l'opera garantirà un risparmio economico per le famiglie ed una forte riduzione nell'utilizzo di bottiglie in plastica, favorendo così un approccio verso la sostenibilità ambientale. E l'acquedotto Molisano Centrale è pronto ad erogare acqua, oltre che a Termoli, ai comuni di Larino, Guardia Alfiera, Ururi, San Martino in Pensili, Sportocannone e Campomarino, un risultato ottenuto dal lavoro svolto dalle istituzioni che restituisce dignità, dopo molti anni, ai centri sull'Adriatico. Aldo Di Giacomo, a nome di una nuova Italia, ha incontrato il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone per chiedere impegno in favore dell'introduzione di strumenti adeguati contro l'alta velocità sulle strade molisane.
I numerosi incidenti stradali, anche mortali, avvenuti in questi ultimi tempi in Molise, hanno spinto Aldo Di Giacomo, in qualità di membro della segreteria nazionale di Una Nuova Italia, a chiedere al presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, un impegno straordinario a che si trovino le soluzioni adeguate a produrre una sostanziale diminuzione dei gravi sinistri sulle strade molisane, anche e soprattutto attraverso l'introduzione di quegli strumenti tecnologici che, usati legalmente nelle giuste modalità, vadano a rilevare e colpire gli atteggiamenti illegali degli automobilisti. Un incontro che presenta la regione finalizzato solo a quello, finalizzato agli innumerevoli incidenti mortali che ci sono su questo tratto di strada e a mia veduta la colpa è del mondo della politica che ignora il problema perché gli autovelox sono anche di competenza dei comuni, ma anche della prefettura evidentemente perché sono una miriade di incidenti mortali e il tratto di strada che va da Termola a Isernia cioè non ha dei presidi fissi di controllo della velocità. Allora, i controlli della velocità sono essenziali e utilissimi in questo caso, perché la maggior parte degli incidenti è dovuto all'eccesso di velocità. Le nostre strade poi non permettono di poter eccedere nella velocità, per questo presidi e due situasori sono assolutamente importanti. E dato che questo non viene fatto, noi come movimento politico cercheremo in tutti i modi. Io cito come esempio un tratto di strada vicinissimo a noi, che è quello della Telesina. 5 anni fa era il tratto di strada con più morti in Italia, oggi è il tratto di strada con meno morti. Assunzione di responsabilità da parte del prefetto che ha convocato un tavolo tecnico, insieme alle forze dell'ordine, ogni comune ha un dissuasore di velocità. Il limite è a 80, che è un limite che consente a tutti di poter camminare senza eccedere, ma neanche andando piano, e abbiamo evitato la morte delle persone. In Molise però purtroppo questo non, cioè, non si fa, e la cosa che più mi dispiace è che nessun movimento politico, nessuna associazione si muove in tal senso. Il mio invito è a sollecitare questo. Ma soprattutto l'invito al mondo della politica a farsi carico di questo, perché in quelle macchine in cui ci sono i morti, a volte potrebbero capitare anche c'è qualcuno di loro. Da oggi a venerdì 25 è stato di agitazione di tutto il personale della Camera Penale Circondariale di Isernia. Le motivazioni sono state illustrate questa mattina nel Palazzo di Giustizia del capoluogo di provincia dall'avvocato Francesco Lacava. Nel municipio di Agnone, invece, domani pomeriggio si riunirà il Comitato dei Sindaci dell'ambito territoriale dell'Alto Molise. L'assessore regionale Luigi Mazzuto illustrerà la proposta del nuovo piano sociale regionale. Scoperto sulla spiaggia di Campomarino un nido di tartaruga marina della specie Caretta Caretta. La schiusa è già in parte avvenuta, ma non è ancora stata completata. Vediamo. L'avvenimento è di quelli positivi sulla spiaggia di Campomarino, in un evento insolito perché tardivo per le nostre latitudini, una tartaruga della specie Caretta Caretta ha depositato nei giorni scorsi delle uova. Alcune di loro si sono schiuse ed una trentina di piccole tartarughe sono già in mare, mentre in giornata è prevista la schiusa di tutte le altre uova. A controllare e proteggere il sito scelto per il nido sono gli esperti del Centro Studi Cetacei di Pescara, che hanno provveduto sia a delimitare il luogo della deposizione delle uova, segnalandolo ai cittadini, e sia ad effettuare tutti i controlli di rito per valutare la presenza di nuovi nati vitali dalle uova schiuse all'interno della sabbia. Per gli esperti si stanno modificando alcuni aspetti nelle abitudini delle testuggini, che vanno a depositare le loro uova in siti spostati più a nord, probabilmente a causa dei cambiamenti climatici di questi ultimi periodi. Intanto, questo odierno è il primo relativo avvenimento accaduto in Molise ed è di buon auspicio, visto e considerato che questi animali tendono a depositare le uova in zone il meno contaminate possibile. Intanto, secondo i ricercatori marini del Centro Studi Abruzzese, è probabile che ci siano state nel passato altre nidificazioni, per lo più inosservate soltanto perché nessuno se ne è accorto.
Una situazione di conferma evidenziata dall'abitudine della caretta caretta di tornare al luogo di nascita, cosa avvenuta alla tartaruga protagonista dell'attuale deposizione, che si pensa sia nata 25-30 anni fa, proprio nella spiaggia di Campomarino, dove è tornata a nidificare. Manuela Cardarelli è stata riconfermata alla guida di Legambiente Molise. Ad Andrea De Marco invece è stata affidata la direzione. Definite le azioni del prossimo quadriennio basate sulla realizzazione del programma congressuale del Molise 2030, sfide globali, culture locali. A Venafro la terza edizione dell'iniziativa Prevenzione e Benessere, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità e che si occupa di coinvolgere i cittadini sulle tematiche della prevenzione attiva. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Venafro ha per la terza volta organizzato una iniziativa sul tema della prevenzione attiva. L'iniziativa, fatta soprattutto di comunicazione e formazione, ha riguardato tutti i cittadini, anche attraverso l'impegno di tanti, a partire dagli alunni delle scuole Don Giulio Testa e Leopoldo Pilla. La terza giornata di prevenzione e benessere organizzata dalla Commissione Comunale per le Pari Opportunità ha messo in campo vari stand che servono soprattutto per l'informazione, informazione e comunicazione delle opportunità di salute. È chiaro che per informazione e comunicazione c'è anche la prevenzione. Ci sono stand prima di tutto l'ambulanza del Venafro Soccorso, poi ci sono degli stand per quanto riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie cardiache, gli esami baropodometrici, gli esami dell'udito, la MOC, ci sono i dentisti per l'informazione e la prevenzione dentale, ci sono poi gli stand per quanto riguarda la prevenzione della salute attraverso l'alimentazione. Io credo che sia una mattinata assolutamente riuscita. Lo scopo dell'evento era quello di avvicinare le persone a tutti i temi della salute, ma in una logica di prevenzione, di conoscenza. Credo che vista l'affluenza, sia in termini di stand, dove troviamo tante iniziative locali che oggi hanno la possibilità di mettersi in vetrina, ma soprattutto di offrire la gamma di servizi che in qualche modo erogano tutti i giorni, e sia tenendo conto dell'affluenza di pubblico. Pubblico che sta ascoltando, sta curiosando, ma soprattutto si sta sottoponendo anche ad alcuni esami, quelli che possono essere svolti fuori dagli ambulatori. Quindi una giornata pienamente riuscita, grazie davvero all'impegno forte della Commissione Pari Opportunità. Il Comune rispetto a questa iniziativa non può che essere soddisfatto. E a Isernia, nell'ambito del progetto Potenziamento dell'Educazione al Patrimonio Culturale, gli alunni della scuola media Andrea di Isernia hanno visitato i palazzi di interesse storico della città, da quello Iadopi a quello Cimorelli Belfiore, da Palazzo Marinelli Perpetua a quello Mancini Belfiore. E siamo adesso, come ogni giorno, allo spazio del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica Desiato, in via Estonia 41A a San Salvo, in via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Sole e caldo oggi sul Molise per effetto dell'alta pressione. Sulla regione, nella serata, cielo generalmente stellato. Temperature comprese tra i 14 gradi di Campobasso e la massima di 25 a Termoli. Venti deboli di direzione variabile, calmo il medio Adriatico. Domattina cielo a prevalenza soleggiato sulle due province. Valori atmosferici in leggera flessione, venti di direzione settentrionale. Quarto successo di fila nella pallacanestro femminile per la Magnolia Campobasso, che si impone
in casa della Virtus Cagliari 68-57, una vittoria importante, utile a mantenere il primato del girone meridionale della A2 per le molisane di Costanzo, Mancinelli e Bove con 13 punti a referto e Marangoni a 12. Per la Magnolia sabato prossimo ci sarà un'altra cagliaritana sul cammino contro il CUS Pala 2 alle ore 15:30 al Pala Vazieri. Cambiamo disciplina. Mauro Piacente della bocciofila Avis Campobasso si laurea a Roma, campione nazionale di bocce paralimpiche nell'individuale sitting. 35 gli atleti provenienti da 7 regioni a sfidarsi per il titolo tricolore. Il molisano Piacente ha superato nel match di finale il bergamasco Danilo Alberti per 12-4. Le bocce paralimpiche sono un movimento in crescita e i campionati nazionali rappresentano un punto di partenza per il pieno sviluppo di questo movimento. Ed adesso siamo al calcio. Nell'ottava giornata della Serie D crolla il Campobasso di nuovo al Selvapiana. L'Agnonese si aggiudica il derby contro il Vasto Girardi. Vediamo i risultati e la nuova classifica nel girone adriatico. Ottava giornata di Serie D. Fiuggi Giulianova 6-0. Avezzano Vastese 1-1. Chieti Recanatese 1-2. Campobasso Monte Giorgio 0-1. Jesina Matellica 1-2. San Nicolò Notaresco Porto Sant'Elpidio 3-2. San Giustese e San Marino Cattolica 2-2, Tolentino Pineto 1-2, Vasto Girardi Olimpia Agnonese 1-2. La classifica: San Nicolò Notaresco e Recanatese 21 punti, Pineto e Monte Giorgio 14, Vasto Girardi e Porto Sant'Elpidio 13, Matellica Olimpia Agnonese 12 punti, Vastese 11. Chieti 10, San Giustese e Giulianova 9 punti, Campobasso, Avezzano e Fiuggi 8 punti, Tolentino 7, San Marino Cattolica 3, Jesina 2 punti. Imbarazzo e delusione allo stadio Selvapiana, dove il Campobasso incassa la sconfitta contro il Monte Giorgio e resta in zona play-out. Traballa la panchina del mister Mirko Cudini, vediamo. L'ottava giornata di Serie D, che vede i padroni di casa del Campobasso affrontare il Monte Giorgio, comincia nell'assordante silenzio della curva rossoblu, un clima di protesta dovuto al deludente inizio di stagione della squadra. I molisani hanno la necessità di uscire dal pantano delle ultime posizioni in classifica, ma il Monte Giorgio, con la sua ottima media punti fuori casa, è un avversario ostico. Pochi minuti dall'inizio ed è il campo a confermare che non si tratta di una sfida semplice. Il primo guizzo dei marchigiani favorisce una discesa di Mariani che, a tu per tu con Natale, lo costringe al salvataggio, prima che l'arbitro possa chiamare il fuorigioco. Appena il tempo di realizzare la difficoltà della partita che Mariani, ancora lui, prova un tiro al veleno da fuori con la palla che rimbalza davanti agli occhi di Natale, che ci mette del suo per favorire il vantaggio del Monte Giorgio. Dopo il gol subito, i lupi provano a spingere e lo fanno con una gran rovesciata di bontà, con Giampaolo che prova ad approfittare al volo, ma Marcorelli non si fa trovare impreparato. Nella ripresa, i cori dei tifosi sono solo per la città, con una squadra che rientra in campo senza aver convinto e con l'arduo compito di dover recuperare il parziale. A tentare di rialzare le sorti del Campobasso è una progressione del nuovo entrato Giambè, che prova ad appoggiare in aria rasoterra, il suo assist in contrabontà che conclude, ma la difesa devia in corner. La partita non decolla ed entrambe le squadre fanno fatica a costruire. Il Monte Giorgio imposta una discreta fase difensiva senza tuttavia brillare in attacco. Il Campobasso, chiamato all'impresa, costruisce male e conclude poco. Il malcontento dello stadio si fa sempre più assordante e al triplice fischio dell'arbitro la disfatta si trasforma in una bolgia di contestazioni. Il Vasto Girardi perde l'imbattibilità che durava da oltre un anno nel derby Alto Molisano giocato al Civitelle, si aggiudica i 3 punti l'Olimpia Agnonese. Tutto esaurito sulle gradinate del Civitelle per il primo derby dell'Alto Molise nell'interregionale tra il Vasto Girardi in completo giallo e l'Agnonese con la consueta blusa granata. Squadre all'uscita dagli spogliatoi accompagnate dai ragazzi delle scuole calcio. A dirigere il fischietto Stefano Milone della sezione calabrese di Taurianova.
Formazioni entrambe in salute, partenza sprint per il Vasto Girardi in questo torneo a 13 punti, 4 in meno per l'Olimpia, ma è netta ripresa per gioco e morale. Coné al terzo dinanzi a Caparro ha la possibilità della prima spallata. Il portiere giallo-azzurro si salva dalla conclusione ravvicinata. All'ottavo incursione di Varsi per linee centrali, stoppato al momento del tapin dinanzi a Mejeri. Le squadre galleggiano a metà campo, la partita è molto maschia ma corretta. Improvvisamente la contesa si accende al 21esimo, Viscovic raccoglie palla sulla tre quarti, semina l'intera difesa avversaria, infilza Caparro sul palo più lontano. Risposta di Fazio, un giro di lancette dopo, Mejeri è costretto a rifugiarsi in angolo sulla sassata del centrocampista ex Isernia. Nicolao per i Granata è una furia ma non trova l'assistenza di nessun compagno d'attacco, la palla si spegne sul lato opposto. Mejeri salva il risultato alla mezz'ora, corner di Fazio, l'elevazione di Nespoli non trova opposizione ma il portiere Granata è strepitoso. Sempre dalle pennellate di Fazio i ragazzi di Farina portano le maggiori minacce, Mejeri cala la saracinesca. Il Vasto Girardi spinge fino al termine dei primi 45 minuti. L'estremo agnonese Mejeri ancora protagonista e ferma in angolo Varsi, lanciato a rete. Al rientro negli spogliatoi decide Viscovic. Dopo il tè Farina butta nell'arena l'ex di Lullo per De Feo, Coia per Lepore e Daguanno per Varsi. L'agnonese raddoppia al 12esimo direttamente con Barbato su punizione. Non è d'accordo l'assistente per posizione influente di Coné dinanzi a Caparro. L'Olimpia è però più sciolta, Minacori si accentra e scarica pallettoni. Sul destro angolato Caparro si supera. Fallo di Frabotta che frana al quarto d'ora su Chiere Mateng, spalle alla porta. Dal dischetto lo stesso centravanti di colore rimette le cose a posto e 1-1. Esplode la gioia dei tifosi vastesi. Le emozioni si susseguono, a metà ripresa ci pensa di nuovo Viscovic che si fionda su una respinta corta e indovina l'angolo dove Caparro può appena sfiorare. L'Olimpia rimette la testa avanti 2-1 grazie alla seconda perla del mediano argentino. Ripartenza agnonese, Acosta forse commette fallo su Ruggeri ma Caparro gli sbarra la strada del gol all'interno dei 16 metri. Proteste di tutta la panchina del Vasto Girardi all'indirizzo della terna arbitrale. Finale intenso, Farina sposta Ruggeri sul fronte d'attacco alla ricerca del pareggio. Granata ripiegano all'indietro. La mossa della disperazione non darà però i frutti sperati. Nei 5 minuti di recupero non succederà più nulla. Scrosciano gli applausi per i Granata alla terza vittoria consecutiva. L'onore delle armi al Vasto Girardi che capitola per la prima volta con Francesco Farina allenatore dopo oltre un anno. Nei tornei regionali di eccellenza e promozione si è disputata la settima giornata. In vetta all'eccellenza sale il Treppini Matese, in promozione al comando si insedia il Carovilli. Settima giornata di eccellenza. Acli Campo di Pietra, Comprensorio Vairano 1-3, Boiano Alife 4-1, Baranello Sesto Campano 1-3, Campobasso 1919, Pietra Monte Corvino 0-2, Venafro Guglionesi 1-0, Aurora Alto Casertano Gamba Tesa 7-3, Termoli Isernia 2-2, Rocca Sicura Treppini Matese 1-4. La classifica: Treppini Matese 21 punti, Comprensorio Vairano 19, Venafro 18, Sesto Campano e Rocca Sicura 13 punti, Acli Campo di Pietra 12, Isernia 11, Guglionesi, Termoli e Baranello a quota 10 punti, Aurora Alto Casertano 9, Pietra Monte Corvino 7, Gamba Tesa 6, Boiano 4 e Campobasso 1919 Alife 0 punti. Settima giornata di promozione. Carovilli Calena 7-0, Ripali Mosani Cliternina 1-1, Alla Fidelis San Pietro in Valle 0-1,
Aurora Ururi, Termoli 2016, 2-0. Campomarino Biccari, 1-1. Maronea Torre Maggiore, 1-2. Fortore Don Cheagnone, 5-0. Spinete Castel di Sangro, 3-2. Volturnia Trivento, 3-0. La classifica. Carovilli, 15 punti. Aurora Ururi, Maronea, 14. Ala Fidelis, 13 punti. Ripali Mosani, Torre Maggiore, 12. Volturnia, Castel di Sangro, Termoli 2016, 11 punti. Trivento e Cliternina, 10 punti. Campomarino e Don Chiagnonese, 8. San Pietro in Valle Spinete, 7. Calena, 6 punti. Fortore, 5. Biccari a quota 2 punti. Al Pala Unimol di Campobasso finisce 3-3 tra il Cus Molise e il quintetto calabrese del Real Rogit nel calcio a 5 di Serie A2. Prestazione confortante per gli universitari di Marco Sanginario al cospetto di una formazione di rilievo nella seconda serie nazionale per il Cus tripletta del talento brasiliano Barrichello. Invece nel campionato di Serie B la Chaminade deve accontentarsi di un pareggio 4-4 sul parquet dell'Aquila, un risultato che appare stretto ai capobassani del duo Tammaro-Tavone. Per la quarta giornata, sabato al Pala Selvapiana arriveranno i pugliesi del Torre Maggiore, obiettivo conquistare il primo successo interno stagionale. E con queste notizie di Calcio 5 terminiamo il nostro telegiornale. Grazie per essere rimasti con noi. Arrivederci.